vent'anni, si è appunto la protagonista di Spiazzone, che poi diventerà una romanziera, che è importante, e che all'inizio del romanzo è una ragazzina di 13 anni che ha la passione per la scrittura e quindi anche una capacità inventiva forse un po' esagerata rispetto alla realtà che le sta intorno, e questa esagerazione, questa capacità inventiva appunto procurerà dei danni. A un certo punto lei dice: ecco da cosa nasceva quella sensazione prossima alla felicità. Forse non era poi così debole come aveva sempre creduto. Dopotutto ci si misura rapportandosi agli altri, non esiste alternativa. Di quando in quando, in modo assolutamente involontario, arriva qualcuno e ti insegna qualcosa sul tuo conto. A me sembra che questa sia anche una riflessione del romanzo in generale. Cioè, abbiamo bisogno degli altri per capirci ed entrare nella testa degli altri è anche il lavoro del romanziere, no? Questo è il lavoro del romanziere. E amplia la nostra esperienza di vita, ci fa capire delle vite che non sono le nostre, perché la nostra esperienza di vita in fondo è limitata. Leggere i romanzi ci fa capire dall'interno cosa pensano i personaggi, altre persone. In un certo senso è anche una forma alta di tolleranza e di conoscenza. Come si diceva prima, il personaggio di Clovis che fa un errore grandissimo, alla fine non è colpevole, non riusciamo a percepirlo come colpevole, proprio perché ci medesimiamo in lui. Well, it's high, but it's also very low. And want to reflect here on why the novel is not dead. It should be dead. There are so many other entertainments and other forms that compete with it, which are more immediate, which invade all our senses all at once, and are much easier. And yet, despite all this, the novel survives. I think that it is drawn from something very fundamental within us. We're a social creature, as a primate. Nearly all primates are social, not all of them, but we certainly are a very social creature. We're very interested in what other people do. One of our favorite occupations, however grand, if you're a professor or anything, we still partake in fundamental human delight in gossip. Gossip is a form of analysis, of expression of curiosity about what other people are up to. And my sense of the novel is that it really is a heightened form of gossip. It rests on something very natural within us, which is: what are other people's real motives? What are they up to? Why did she do that? Why didn't he come back? When are they going to get back together? These questions that people might ask themselves in the street, in the marketplace, or in a phone call, the novel also poses for us. It does so, as I said before, it has refined its methods enormously. And much like science, novelists stand on the shoulders of other novelists who are dead. We rely on techniques and methods that other writers have invented for us. It's required a century, succession of geniuses and near geniuses to give us what we have today. No novelist can really proceed without an awareness of Calvino or Jane Austen or James Joyce. And the most important thing for a young writer to do is to read. You cannot invent this form yourself. You rely hugely on beautiful little tricks and techniques that others have laid down for you. But there it is. I think its robustness is in something very warm, very untheoretical, very human, and that is just our curiosity about each other. Ma sicuramente una forma alta ma anche bassa. Io vorrei qui riflettere sul motivo per cui il romanzo non sia ancora morto come forma di espressione, dovrebbe esserlo, considerando altre forme di intrattenimento che gli fanno concorrenza e che possono essere molto più accessibili, più facili, che sono in grado di investire tutti i sensi contemporaneamente. Eppure il romanzo ancora sopravvive e penso che attinga in questo senso a qualcosa di fondamentale della nostra natura, un elemento fondamentale della nostra natura, cioè il fatto che siamo delle creature fondamentalmente sociali.
e in altre parole ci interessa moltissimo che cosa fanno le altre persone che ci stanno attorno, ed è per questo che una delle occupazioni preferite di tutti, non importa se siete un professore universitario o chissà che altro, comunque una delle occupazioni preferite degli esseri umani è il pettegolezzo, parlare di altre persone, è una forma di analisi appunto delle azioni delle altre persone. E il romanzo è una forma di pettegolezzo in un certo senso, perché cerca di analizzare, di descrivere quello